Nasce a Napoli la Casa di Alice, una casa accoglienza gestita dall'associazione Carmine Gallo Onlus, attiva presso l'ospedale Pausillipon. È dedicata alle famiglie dei bambini oncoematologici dell'ospedale e ad altri presidi pediatrici cittadini. Si tratta dell'utilizzo di un bene sequestrato alla criminalità organizzata, dato in concessione dal Comune di Napoli a titolo gratuito. Il progetto rientra tra le iniziative lanciate a livello nazionale da 30 ore per la vita, con una madrina d'eccezione come Lorella Cuccarini. La Casa di Alice si trova in via Marcello Candia 51, una traversa di via Terracina nel quartiere di Fuorigrotta, a circa 7 km dal Pausillipon, in un parco chiuso e al piano terra con posto auto dedicato ai degenti. È previsto un servizio di navetta con l'auto dell'associazione che potrà accompagnare le famiglie in caso di necessità. L'obiettivo di questo progetto è quello di offrire una casa nei periodi di trattamento clinico ai bambini e alle loro famiglie. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato Enzo Gallo, presidente dell'associazione. Dare un punto di appoggio, un letto, diciamo un posto dove poter cucinare, ma soprattutto un'accoglienza, un posto dove sentirsi a casa, lontano da casa. Dopo le lunghe giornate trascorsi in terapia in ospedale, le famiglie, soprattutto quelle che abitano fuori Napoli, lontane, che aumenterebbe il loro stress già esposto a questa malattia dei propri figli, questo potrebbe essere un rifugio dove trovare un'accoglienza, trovare altri genitori che insieme si aiutano a superare i momenti di difficoltà. Un sogno che si avvera per Paola Ragni, vicepresidente dell'associazione Carmine Gallo. La nostra idea è quella che, avendo avuto esperienza all'interno dell'ospedale, avendo avuto i nostri figli già ricoverati lì, sappiamo la necessità delle famiglie. La necessità delle famiglie è quella di avere un punto di appoggio, soprattutto per le famiglie che abitano fuori comune. Spesso hanno necessità di trovarsi nelle prime ore del mattino in ospedale, quindi di venire la sera prima, oppure famiglie che attraversano una terapia più lunga e quindi hanno necessità di andare in ospedale per un day hospital e di ritornare poi a casa loro. Quando la casa è lontana, questo viaggio diventa un viaggio stressante anche per il bambino, e quindi il nostro scopo è quello di garantire la maggiore assistenza, la maggiore accoglienza possibile, quindi dare un punto di appoggio qui a Napoli, vicino all'ospedale.